Hi guys, ho finito qui a Dallas con il cliente, adesso vado a riconsegnare la macchina a noleggio in aeroporto, prendo l'aereo, vado a Chicago e da Chicago, guardate, metto gli occhiali che non c'è il sole sole ma dà fastidio la luce, e da Chicago vado a casa in taxi, 200 km più o meno col taxi, che poi sarà Lyft o Uber, dobbiamo vedere, perché alla fine costa meno andare a casa col taxi che in aereo. E c'era l'aereo diretto da Chicago, però devo aspettare stasera alle 8, 8 e mezza. O affittare la macchina e consegnarla in una destinazione diversa da dove si è presa, costa di più. La soluzione più economica è andare col taxi, così non devo neanche guidare. Rilassato, rilassato. Sarà una bella esperienza. Qua non si capisce bene cosa, come funziona sto stop. Well, if Chattanooga boy had a dollar and a dime, hit it out from Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat that I learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Been saving every penny. The next stop is Terminal E. Working for that dog. Ho fatto tutti i controlli del caso. Adesso vado verso l'uscita e 6. Ho 30 minuti per cercare da mangiare, che è la una e qualche cosa. Quindi correre a cercare il mangiare. Sono sulla uscita di sicurezza, quindi ho tantissimo spazio per le gambe. Tra l'altro in America mascherina non è più obbligatoria neanche in aereo, nessuno ce l'ha, no, poca gente, diciamo forse il 5% della gente c'ha ancora la mascherina, la maggior parte non ce l'ha più. Arrivato a Chicago, adesso devo andare a recuperare le valigie perché le ho imbarcate tutte due alla fine e dopo prenderò il taxi, proverò a prendere il taxi perché il prezzo è fluttuante. Poi vi spiego, magari me lo chiederete, quindi ve lo spiego già come funziona e perché il prezzo è fluttuante, non è fisso, e perché poi scelgo, se sceglierò di prendere il taxi e non di affittare una macchina o di prendere l'aereo. Adesso devo andare alla consegna bagagli numero 5. A Chicago c'è un po' di gente in questo brutto aeroporto. Devo aspettare, ho dovuto, per risparmiare $200, prenotare la chiamata tra 30 minuti. Ho visto che se si fa così si risparmia. $192, un po' più caro perché avevo visto in altri giorni si toccavano anche i $150. Però affittare la macchina mi costava $270, più la benzina, più le tasse e più pagare la strada, perché in Illinois l'autostrada si paga. L'aereo diretto da Dallas, che partiva alle 8 stasera, costava più di $700. Dallas Chicago l'ho pagato 230, quindi più 200, con $450 arrivo, quindi ho fatto un bel risparmio per la ditta, mettiamoci in ordine, e in più facciamo questa esperienza di fare 200 km in taxi, che ovviamente vi farò vedere una parte, faremo delle domande all'autista magari, vediamo se riusciamo a strappargli qualche commento. But I never had to up at all. Coming around the river bank, where the old train was so sane. Mi è arrivata la notifica del taxi, sarà una ragazza, Ariel, con una Kia Soul, targata, non ve lo dico, è una ragazza di colore. Più di 1200 ride ha fatto, rating 5 negli ultimi 3 mesi. Lavora duro la ragazza, lavora duro. Vediamo dov'è. Allora, la macchina dovrebbe essere bianca, se è quella della fotografia. Questa è la, qua c'è la targa che copro. Questa è l'applicazione. If I ever get back home again, I'll never own no. Ariel, Ariel, how is your name? Ariel. Ariel. So this is the your longest ride? No. No? No. Okay. For me, yes. Yeah. First time I do something like this. So where did you go?
I went to I forgot the name of the city. How many miles? It was like an hour. It was almost 2 hours. Okay. It was around the same time. All right. Aurora, that's where it was. Okay. Can you find a ride coming back? No, it's difficult. I can ask them to all right. Give me a ride going this way. Okay. Or sometimes wherever I go, it might be rides. Okay. If it's like a city, a little city. Or yeah. Something. Gather around, you good time boys. Listen to my song. May not know better, but I know you know right from wrong. Buy yourself a postcard, see the lights of town. Find yourself a country girl, keep quiet and settled. Arrivato a casa. C'è il tavolino nuovo. E Wilson non c'è, perché Rachele non c'è. Mi sa che è un po' buio sta ripresa, però va bene. Casa, casa, dolce casa. Stanchino, sono arrivato a casa. Ho già fatto partire la lavatrice. Ho già aperto la posta. Giusto un po' di posta. Mi è arrivato il tesserino della assicurazione sanitaria. Blue Cross, Blue Shield. Vi ho detto perché ho preso il taxi e vi ho detto che il prezzo fluttua. È dinamico. Richiesta, offerta. Praticamente Uber e Lyft. Uber aveva provato in Italia, poi non è riuscito. Magari tanti di voi non sanno che cos'è. È un servizio di taxi dove le persone comuni, come posso essere io o qualcuno, o tu che mi guardi, mettono a disposizione la loro macchina per fare il servizio taxi. Questo un po' uccide il classico mestiere del taxi, perché le tariffe sono leggermente più economiche, leggermente, a volte anche molto più economiche. E il prezzo non è fisso, perché in base alla richiesta e alla disponibilità delle macchine il prezzo sale e scende. Ovviamente c'è un minimo sindacale, che io adesso non lo so perché non faccio questo di lavoro, ma come avete visto io ho pagato $192, poi gli ho lasciato $20 di mancia, ma quello è un altro discorso, ma l'ho prenotato 30 minuti dopo. Se lo avessi richiesto all'istante, il servizio Lyft mi sarebbe costato $430 e invece Uber mi sarebbe costato $260-$270. La differenza tra Uber e Lyft, devo indagare, ma mi sa che con Lyft, quando tu prenoti un servizio, ti blocca il prezzo che ha definito. Invece Uber, tu puoi prenotare il servizio a una determinata ora, ma il prezzo poi dipende dalla richiesta che c'è in quel momento. Quindi in questo caso, se ho ragione, Lyft vince 1-0. Ariel, avete visto, ha fatto un viaggio leggermente più lungo di quello che ha fatto con me, però non capita così spesso di fare 200 km, anche perché adesso lei ha dovuto guidare indietro a Chicago. Spero per lei abbia trovato e troverà durante la strada altri clienti. Dai, per questo video è tutto da Monona, Wisconsin. Passo e chiudo. Ciao!